facoltà di veterinaria, di medicina veterinaria e di materia si deve trasformare in una scuola per infermieri degli animali, che è una cosa che non esiste, è una invenzione. E io mi domando come fa un ministro della Repubblica a firmare queste cose così sconclusionate e a firmare che si trasforma una scuola di medicina veterinaria in una scuola per infermieri veterinari che non esiste nel nostro ordinamento universitario italiano. Mi domando se tutto questo depone per la serietà di un ministro della Repubblica. Ho qualche dubbio, ho qualche dubbio. Quindi per trattare questi argomenti e tanti altri argomenti è stato organizzato per domani 5 marzo 2010 alle ore 21 presso il Teatro di Camerino il convegno appunto sull'Università di Camerino e il suo territorio. A questo incontro parteciperanno il dottor Gaudenzio Giantella, ex magistrato Camerte, e il dottor Cesare Pierdominici, che è un notaio, appunto camerinese anche lui. E ci può illustrare più o meno quali saranno gli interventi, visto che non potremo partecipare, e come più o meno le iniziative, insomma, che si porteranno avanti. Io degli interventi ovviamente non sono in grado di poter anticipare gli argomenti che tratteranno gli Più o altri. meno Comunque, la lo schema dell'assemblea, della riunione pubblica è questo: spiegare l'accordo, illustrare l'accordo che non è conosciuto dalla cittadinanza, farne poi opera di critica e di discussione. Ed esaminare, questo è il terzo punto, ma è estremamente importante, le ricadute sul territorio. Quando dico territorio dico Camerino, ma non dico solo Camerino, dico tutti i comuni dell'Interland, fino a Matelica quantomeno, Fino a tutta la che regione, perché sì, Camerino è importante per tutta la regione, ovviamente. esattamente, le ricadute economiche, perché questo è un altro punto importantissimo. Quando si prendono accordi su un'istituzione come l'università, che così grande peso ha in una realtà, in un territorio, non si può farlo ignorando, bypassando, direi anche sbeffeggiando il territorio. Non è stato sentito un sindaco preventivamente, non è stato sentito un presidente di comunità montana. Non sono stati sentiti i docenti dell'Ateneo, si è fatto un accordo in perfetto segreto per poi gettarlo all'approvazione di un consiglio di amministrazione che generosamente, un consiglio di amministrazione dell'università, che generosamente definisco sbadato, ma potrei usare aggettivi un po' più pesanti, e tutto in poche ore, all'insaputa della cittadinanza, all'insaputa dell'opinione pubblica. Il metodo con cui questo accordo è stato portato all'approvazione degli organi dell'università è pari al contenuto, cioè il metodo è opaco e il contenuto è dannoso. È difficile poter qualificare diversamente. Qualcuno, immagino, potrà dire che noi di questo comitato spontaneo, lei ha citato due nomi, io sono il terzo, ce ne sono altri, agisca per Ah, ragioni personali. abbiamo Sì. dimenticato appunto di citare proprio lei, che è l'avvocato Giuseppe De Rosa, Sì, che ma non ha appunto importanza. è organizzatore di questo incontro, ecco. Dicevo, noi intendiamo, il nostro compito è sensibilizzare l'opinione pubblica. E soprattutto noi non siamo dei campanilisti come qualcuno probabilmente sbrigativamente vuol liquidarci. Innanzitutto non siamo campanilisti perché ci rendiamo conto della gravità delle decisioni prese anche in danno della comunità di Matelica, ma poi riteniamo che la ricaduta negativa sia su tutta la regione, che siano stati commessi strappi istituzionali laddove la provincia, che non ha competenze in materia universitaria, se ne è arrogate
ignorando e addirittura tenendo all'oscuro di questo la regione Marche, che invece competenze istituzionali in materia di istruzione universitaria ha. Allora tutto questo, ripeto, ci lascia dei grossi dubbi, però ci lascia anche dei propositi, nel senso che noi non siamo lì solo a demolire. Noi vogliamo certamente che questo accordo sia annullato, sia stracciato, sia demolito, ovviamente con tutti i mezzi legali e legittimi possibili, che vanno dalla revoca all'annullamento giurisdizionale, intendendo per annullamento giurisdizionale il ricorso alla magistratura amministrativa o ad altra magistratura competente. E poi certo che noi siamo per la razionalizzazione, però con questo chiudo. Mi domando perché la razionalizzazione in Italia, penso ai tribunali per esempio, no? O penso, va bene, ad altre realtà come appunto l'università o le scuole, perché la razionalizzazione passa sempre attraverso la soccombenza e la soppressione del piccolo a favore del grande? E se invece si trattasse di un riequilibrio? Perché se ci sono due facoltà giuridiche a 50 km di distanza deve essere soppressa quella di Camerino e non l'altra? Probabilmente non è giusto né l'uno né l'altro, ma il riequilibrio non passa attraverso le soppressioni, il riequilibrio passa attraverso il giusto ponderamento delle esigenze e delle ragioni dell'uno e dell'altro. Questo non è stato fatto. Tra l'altro Macerata in pratica in questo accordo nulla ha ceduto, Camerino invece tutto ha ceduto. Quindi un atteggiamento, una posizione non di tipo pregiudiziale nei confronti dell'operato del rettorato, crediamo, e un attaccamento al territorio che va oltre magari ipotizzabili linee politiche o di gestione amministrativa territoriale. Cosa ne pensi? Certo, sì, il comitato ovviamente non ha finalità politiche né colorazioni politiche, è un comitato spontaneo e basta. Però, oddio... Certo, poter agire, poter proporre qualcosa di costruttivo con un rettore che ha operato in quel senso, nel senso con cui ha operato, diventa estremamente difficile. Forse sarebbe bene che il rettore che ha commesso questo grave strappo si facesse da parte almeno 2 anni prima della sua scadenza naturale. Ringraziamo l'avvocato De Rosa e appunto cercheremo di riportare anche qualche atto del convegno. Se posso, chiudere, volevo far vedere quello che molto probabilmente diventerà il nostro logo, che è un particolare del settecentesco cancello in ferro battuto della sede centrale dell'università e in particolare della facoltà giuridica, nella quale è scritto così: Lucchetto a chiudere il cancello della sede centrale dell'università. Una metafora? Ecco, con questo interrogativo credo possa riassumersi tutta la vicenda. Grazie avvocato De Rosa e rimandiamo agli atti del convegno, grazie.